Buon pomeriggio dallo stadio comunale di Valenza, proprio in questo momento sembra essere terminata la musica che anticipa la partita, no, per la verità non è così, spero che possiate comunque ascoltare ugualmente la radiocronaca di questo incontro, almeno l'introduzione a questa partita fra Valenzana e Savona. Importantissimo per la Valenzana vincere per allontanare il Casale, che in questo momento è a meno 4 rispetto agli Oras, peraltro a due settimane dal derby, non si è scontro diretto per evitare i play-out. Al comunale arriva il Savona, che nonostante i 4 punti di penalizzazione è ancora in piena lotta invece per un posto ai playoff. Brevemente con le formazioni, manca ancora Narducci nella formazione guidata da Roberto Rossi e in panchina invece Palazzo. Brevemente dunque con gli 11 rossoblu in campo, che partono con Serena, Allegrini, Forino, Arrigoni, Drudi, De Stefano, affaticato Montanari, Bacca per Caponi e Corazza. Risponde il Savona di Luciano Foschi, in campo con Nicastro, Fandolini, Briotti, Capuano, Marconi, Di Leo, Garin, Mezzur, Bottiglieri, Tarallo e Tedesco. Rossi porta in panchina Frigerio, Benvenga, Prandi, Bovi, Palazzo, Cisterni e Ridolfi, mentre Luciano Foschi, che ha guidato l'Alessandria nelle ultime stagioni, ha in panca Cicutti, Traino, Buglio, Ponzo, Cattaneo, Facchinetti e Ingari. Dirige l'incontro Alessandro Greco della sezione di Lecce, coadiuvato da Guaraschi, Di Lodi e Corso di Carrara. Terreno di gioco decisamente provato dalle nevicate degli ultimi giorni, 200 spettatori circa sugli spalti, ne sono attesi tra i 50 e i 100 da Savona. Giornata primaverile, temperatura direi oltre la media stagionale. Ci risentiremo tra qualche minuto per la diretta della Radio Cronaca. Voi studio. Savona in vantaggio al 35esimo, alla prima vera e propria palla gol, passa in vantaggio la formazione bianco-blu, passaggio smarcante di Tarallo per Mezzur, completamente dimenticato dalla difesa, che probabilmente aveva cercato di mettere il giocatore magrebino in posizione di fuorigioco, non ci è riuscita, e in posizione centrale completamente solo Mezzur ha messo alle spalle di Serena con un tocco alla sua sinistra. Al 35esimo dunque Valenzana 0, Savona 1, linea Casale. Castro, un pressione palla in aria piccola, si inserisce Macri che dal palo ancora, e la palla finisce sulla traversa, preziosissima opportunità, uno sciagurato retropassaggio di Scandolini con Bacchecler che si è inserito in pallonetto, ha colpito l'incrocio dei pali e in questo momento l'arbitro manda tutti a riposo. La Valenzana chiude con una preziosissima opportunità il primo tempo, non ce l'ha fatta Bacchecler che con il sinistro ha scavalcato il portiere ma non nella traversa. Al 46esimo finisce il primo tempo, Valenzana 0 Savona 1, la linea può tornare allo studio. Il morale qui al comunale di Valenza è esattamente all'opposto rispetto a quello del Natale a Palli, una Valenzana che era praticamente tranquilla fino a poche settimane fa, ma una serie di risultati negativi ha impedito alla formazione Orafa di potersi dire tranquilla. In questo momento la classifica inizia a farsi veramente pericolante, perché la Valenzana ha 21 punti e un punto sotto ci sono Sacilese e Casale. Insomma, la lotta per la salvezza non è assolutamente finita. Oggi decide un gol di Mezzur al 36esimo. Per la verità la Valenzana ha giocato piuttosto bene nella prima mezz'ora della gara, ha avuto una preziosissima palla gol con Corazza che per due volte nel giro di pochi secondi non è riuscito a deviare verso la porta di Nicastro il pallone del possibile vantaggio, e poi in chiusura del primo tempo Bacchecler ha sfiorato il gol del pari colpendo la traversa. Una distrazione difensiva, una errata applicazione della tattica del fuorigioco ha permesso a Mezzur di andare a segno al 36esimo, e poi nella ripresa il Savona ha tranquillamente gestito il vantaggio senza correre particolari rischi. Sentiremo poi nel dopo partita le interviste, ma a questo punto le prossime due partite per la Valenzana diventano un crocevia fondamentale per la stagione rosso-blu. Domenica c'è la Sanremese e sarà una vittoria praticamente obbligata se si vuole evitare di inserire anche i matuziani nella lotta per evitare un posto ai play-out, e poi fra due settimane qui al comunale di Valenza arriva il Casale per un derby che sa veramente di ultima spiaggia un po' per entrambe. Dal comunale di Valenza tutto, tra poco per l'intervista, ricordiamo il finale, Savona batte Valenzana 1-0, gol al 36esimo di Mezzur, linea che può tornare allo studio.